Radio Radicale, siamo in collegamento con Bobo Craxi per parlare della Tunisia. Noi abbiamo visto e constatato che questo paese versa in condizioni gravissime, economicamente, socialmente e anche politicamente. Sappiamo tutti le critiche che sono state mosse all'operato del presidente Saied, ma anche l'allarme che ha lanciato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, prima di partecipare al vertice del Consiglio europeo, che è stato anche incentrato da parte dell'Italia su questo tema. Allora, Bobo Craxi, quali rischi corriamo noi con la Tunisia, e soprattutto, ritieni che il paese stia per implodere ed esplodere? Allora, partiamo dall'ultima considerazione. No, il paese non è al collasso. Il paese affronta una doppia crisi che è di carattere politico-istituzionale ed economica. L'allarme viene lanciato soltanto per mettere le mani avanti circa il rischio, diciamo, di un aumento degli sbarchi, avviandosi, diciamo, avvicinandoci alla nuova stagione. L'anno scorso ci furono circa 20.000 immigrati che partirono da quelle coste. Non so da dove desuma la cifra di 900.000, se per quello sono milioni, diciamo, gli africani che vorrebbero sbarcare in Europa. Ma partiamo con ordine. La Tunisia ha avuto questa lunga transizione democratica. C'è stato, diciamo, il fallimento dell'esperimento della laicizzazione o della legittimazione dei partiti islamici al potere, e qui sono stati appunto rovesciati, e ha vinto questo presidente Saied, che mano a mano ha cercato di prendere nuovamente un possesso, nel senso di rimettere nuovamente le istituzioni al servizio del presidente, essendo lui direttamente eletto dal popolo. Ma nel sottostante c'era comunque una crisi economica, perché gli anni della cosiddetta rivoluzione tunisina dei Gelsomini hanno determinato un aumento esponenziale, diciamo, del debito pubblico, e la crisi poi ha fatto il resto, la crisi mondiale, la crisi poi conseguente negli ultimi mesi alla guerra in atto in Ucraina, e quindi c'è un aumento dei prezzi, e questo aumento dei prezzi ha fatto schizzare in alto l'inflazione. Contestualmente il presidente ha cercato di negoziare, anzi sta negoziando con il Fondo Monetario Internazionale un prestito di circa 1,5 miliardi, 2 miliardi di dollari. Da mesi sta andando avanti questa negoziazione. Le condizioni che pone il Fondo Monetario Internazionale sono di duplice portata. La prima è di carattere economico, cioè chiedono che il presidente Saied si impegni per delle riforme sostanziali sul piano, diciamo, delle politiche del lavoro, e soprattutto che abbassi, anzi, contrario, che alzi, diciamo, il prezzo sia del gasolio, della benzina, e che adegui anche, diciamo, altri beni che lo Stato concede con prezzi popolari, con prezzi calmierati, a partire dal pane. Perché queste misure, diciamo, di sostegno e di sussistenza non possono essere considerate compatibili con un prestito così oneroso da parte del fondo. Sottostante c'è anche una ragione di carattere politico, nel senso che il Parlamento è stato votato solo dall'8%, Saied ha usato il pugno duro nei confronti di un pezzo della classe dirigente di quel paese. Ha fatto arrestare uomini d'affari, fatto arrestare anche degli uomini politici, dei giornalisti, quindi ha avviato una stretta, diciamo così, securitaria, autoritaria.
che ha molto indispettito il Fondo Monetario e anche l'Unione Europea. Infatti il Parlamento ha votato una risoluzione molto dura nei confronti della Tunisia. Però d'altronde, diciamo, questa durezza nei confronti dei tunisini, a questa durezza corrisponde anche un certo rischio, che è quello che la Tunisia finisca sotto l'influenza del blocco di forze politiche, nazionali, internazionali, che in questo momento sta dominando in Nord Africa, e segnatamente la filiera russo-turca islamica, chiamiamola così. Saied naturalmente non è di questo avviso, nel senso che non si metterà al servizio di questa, diciamo, di questa filiera, e tuttavia però a furia, diciamo così, di metterlo in un angolo, si troverà come l'asino di Buridano, cioè che non scegliendo al quale albero da quale albero mangiare, alla fine rimarrà appeso, ma soprattutto rimarranno appesi i tunisini, perché dopo il Ramadan, che dura 40 giorni, il rischio, diciamo così, di sommosse è abbastanza realistico. Ieri ha chiesto un altro sostegno economico al Qatar di 500 milioni di dollari, credo. Il Qatar ha detto che si prenderà una settimana di tempo per dargli una risposta, ma sostanzialmente difficilmente lui potrà accedere a dei prestiti e dei aiuti di Stato senza che prima si vincoli a degli impegni con il Fondo Monetario Internazionale. E questa è la situazione, nel senso che è una tempesta perfetta, una crisi istituzionale e politica e anche una crisi economica. Questo sullo sfondo. Dal punto di vista sociale, in realtà, pur essendo in questo momento a Tunisi in uno stato, diciamo, di tensione relativa, però non potremmo mai dire che la Tunisia, al pari della Libia, possa collassare, perché è uno stato non soltanto che ha dei pilastri abbastanza e di fondamentali abbastanza solidi, ma soprattutto il popolo è molto diverso rispetto a quello libico. È più resiliente, lo diciamo con un neologismo. Sono abituati nella storia ad avere attraversato delle crisi, e quindi sostanzialmente non danno segni, diciamo, in questo momento di volersi rivoltare contro il presidente, che poi, tra l'altro, se ne andrà via fra un anno. Però ecco, volevo chiederti che cosa sta succedendo sui migranti che arrivano in Tunisia. Amnesty International ha condannato il governo tunisino per il comportamento che ha assunto nei confronti dei migranti neri dell'Africa subsahariana. Ci sono state pesantissime violenze. E poi naturalmente noi abbiamo notato che il flusso dei migranti dalla Tunisia sta aumentando esponenzialmente. Dunque, anche qui partiamo con ordine. La Tunisia durante il conflitto libico ha accolto oltre 100.000 profughi che arrivavano dalla Libia. Ha organizzato i campi a proprie spese, si è comportata con i fratelli libici in modo, direi, più che magistrale. Saied ha usato delle parole odiose nei confronti, diciamo, dell'immigrazione africana, utilizzando poi peraltro quella brutta filosofia, diciamo, del piano Calergi, cioè della sostituzione etnica. Quando un uomo politico si sente attaccato, incomincia ad accusare gli agenti esterni, no? Le forze della reazione in agguato, e così ha fatto anche nel caso degli africani, così come sta facendo in questo momento adesso lui, sostenendo che la Tunisia e lui sono accerchiati da un complotto che vede l'Europa in prima linea a tentare di colpire l'integrità, l'identità, l'unità della nazione tunisina. E quindi fa appello a questi sentimenti nazionalistici, che è tipico appunto delle dittature o degli autocrati assediati. Vero si è però tuttavia che la Tunisia ha in questo momento
dalle frontiere sud, dalle frontiere libiche, ha una penetrazione di immigrazione africana. Non ci sono però le prigioni o i lager che abbiamo visto in Libia e soprattutto una parte, diciamo, che proviene dal Niger o alcuni addirittura da paesi ancora più in basso, dalla Costa d'Avorio, avevano come approdo la Tunisia perché provenienti da un paese francofono e quindi sicuri di essere accolti in questo senso. Peraltro, parte della comunità di colore africana costituisce una buona parte della comunità cristiana, religiosa cristiana, frequenta le chiese, quelle che ancora esistono in Tunisia. Senti, c'è una, sì. Sono, dimmi. C'è una comunità italiana, diciamo, cospicua in Tunisia. In passato ce n'era una molto, diciamo, numerosa. Non so se, quanti italiani sono rimasti in quel paese, e soprattutto che ruolo svolgono, se ci sono. Beh, innanzitutto va detto che la comunità italiana in Tunisia data ormai la fine dell'Ottocento. Io peraltro sto proprio scrivendo un testo su questa epopea dell'immigrazione italiana in Tunisia. Innanzitutto perché Tuo padre, tra l'altro, curiosamente tuo padre ha scritto un bellissimo libro su Garibaldi a Tunisi, mi sbaglio? Era un pamphlet sulla presenza Pamphlet. di Giuseppe Garibaldi a Tunisi, perché effettivamente fu terra di esilio delle diverse guerre di risorgimento, fu terra di esilio durante la seconda guerra mondiale. Ricordo per esempio a te, come a tutti chi ci sta ascoltando, che per esempio il sindaco di Napoli, Maurizio Valenzi, nacque in Tunisia, come altre personalità del mondo sindacale, del mondo politico, figli di immigrati. La prima immigrazione italiana, stavo dicendo curiosamente, si verificava simmetricamente nello stesso modo con cui gli immigrati sbarcano nelle nostre coste, cioè arrivavano coi barconi ed erano povera gente che arrivava dalla Sicilia, svolgeva lavori umili, umilissimi, e tuttavia però contribuì, diciamo, alla creazione della nuova Tunisia, lavorando nei campi, lavorando nella pesca, o svolgendo anche professioni. Molti italiani erano medici, farmacisti, perché ci fu anche un'immigrazione proveniente dalla comunità ebraica toscana, in particolare da Livorno. Successivamente, dopo l'indipendenza, prima col protettorato francese, furono costretti a naturalizzarsi, perché l'Italia perdette appunto la sua tentativo di diventare. Mussolini aveva posto la Tunisia come uno dei suoi quattro obiettivi, no? Trento, Trieste, Tunisi, Tripoli. E gli italiani rimasero anche durante la Seconda Guerra Mondiale in Tunisia, vivendo però sotto la cappa francese. Erano cittadini di serie B, loro i maltesi, nel senso che non avevano priorità nell'accesso, per esempio, non solo agli ordini professionali, ma ai concorsi pubblici, se non dopo coloro che erano francesi, e quindi spinse molti italiani di Tunisia a naturalizzarsi francesi. Molti rimasero nella nazione tunisina, e però dopo il 1956 Bourguiba nazionalizzò le terre e che quindi costrinse molti a tornarsene a casa. Lasciò però la possibilità di chi aveva degli immobili all'interno della città, della capitale, delle città, di poter continuare a goderne dell'usufrutto. E infatti rimase una piccola comunità italiana in Tunisia. Successivamente, diciamo con gli anni più recenti, è avvenuto che c'è stato un interscambio. C'è stato un interscambio. Scusami, c'è stato un interscambio economico molto, molto virtuoso. Si trasferirono un certo numero di quadri,
E ora abbiamo una immigrazione, diciamo così, della crisi italiana, nel senso che molti pensionati hanno incominciato ad andare in Tunisia, dove godono diciamo, del privilegio di poter scontare la loro pensione per intera, non sottoposta, diciamo così, al taglione delle tasse italiane. Quindi circolano in diverse città diversi pensionati, alcuni si sono trasferiti addirittura con le famiglie, ma non moltissimi. Stanno 6 mesi, poi ritornano e comunque complessivamente devono rimanere 6 mesi in Tunisia. Ci sono molte iniziative imprenditoriali, diverse aziende manifatturiere, qualche azienda industriale. C'è stata l'Ilva, per esempio, che aveva una importante azienda di alluminio al nord della Tunisia, così come alcune aziende di cemento, anche gruppi importanti. C'è stato l'Iveco, c'è stato Benetton. Insomma, la Tunisia è un luogo di interscambio commerciale naturale per il nostro paese e quindi per questo c'è una preoccupazione, insomma, che anche i nostri interessi vengano violati. Cosa più importante, e concludo, diciamo, l'operazione più importante che ha unito i due paesi fu il passaggio del gasdotto che dall'Algeria attraverso la Tunisia raggiunge le nostre coste. Quella fu una scelta politica del primo governo Cossiga negli anni Ottanta. Il ministro del commercio estero, Enrico Manca, e fu molto, diciamo, tra virgolette, battezzato dall'amicizia che intercorreva fra i socialisti, insomma, fra mio padre e i neodesturiani, cioè il partito di Habib Bourguiba, che era un partito che aderiva all'internazionale. Questo consentì alla Tunisia di avere un diritto di passo sul gasolio e quindi di poter approvvigionarsi del gas algerino. Loro sono produttori, ma non hanno autosufficienza, e dall'altro da no, per noi fu importante perché la via, diciamo, di accesso dall'Algeria verso l'Italia è molto più, diciamo, rapida, il canale di Sicilia che non altre traiettorie. E questo però unì sul piano politico, sul piano economico, e consentì all'ENI di maturare all'interno dell'Algeria, della Tunisia e della Libia un rapporto che fu iniziato appunto da Enrico Mattei. L'ultima questione che volevo porti, si sta facendo realmente il possibile per evitare? Allora, tu hai detto che non ci credi, però supponiamo che non fosse così, si sta facendo il possibile per evitare il peggioramento della situazione, considerato l'isolamento, visto che anche la Banca Mondiale, a seguito delle violenze sugli immigrati, ha sospeso il suo piano di aiuti. Allora, io adesso non voglio tirare fuori la citazione di Mussolini che in quel manifesto diceva che la Tunisia è una pistola puntata sull'Italia, ma comunque il rischio permane secondo te? Allora, parliamoci chiaro. Il flusso dell'immigrazione che dal continente africano procederà verso le nostre coste non si arresta. È un flusso inarrestabile a breve. Quindi, al di là delle cifre che vengono poste, anche perché poi parliamo di più di 3.000 km di costa da controllare, da punteggiare fra la Tunisia e la Libia. E quindi è un flusso che proviene dal sud, diciamo così, dalla fascia subsahariana. Quello che è certo che è vero è che se si aggiunge pure, diciamo così, questa immigrazione clandestina che proviene dalla Tunisia, aumenta naturalmente il volume di questa immigrazione. Quello che ho detto all'inizio, e ribadisco, che sono due questioni che si intrecciano, c'è cioè una questione di fragilità politica istituzionale tunisina e c'è un problema legato al rischio del
collasso economico del default sostanzialmente della nazione tunisina. Quello che però i tunisini rivendicano, o almeno il presidente tunisino rivendica, teniamoci presente il tunisino che ha commesso e commette una serie di errori politici abbastanza vistosi, è quello di non vedere il proprio cappio attorno al suo collo. E cioè lui sa bene che indebitandosi col fondo monetario finirà per rimanere come tutte quelle nazioni che non hanno più capacità di spesa, sostanzialmente vengono commissariate da un ente e da un organismo superiore. E questo, diciamo, lesiona, almeno dal punto di vista psicologico e anche dal punto di vista concreto, lesiona l'identità e la sovranità di quel paese. Qui stanno le timidezze e le riluttanze, oltre al fatto che non so fino a che punto lui riesce a reggere misure impopolari come quello dell'aumento della benzina, l'aumento del gasolio e quant'altro, o l'aumento di beni primari come appunto il grano da cui si fa il pane. Questo è il punto, diciamo, politico per questi paesi, è sempre lo stesso, cioè fino a che punto loro possono reggere, diciamo, l'urto di una protesta popolare. D'altronde, però, lui, incarcerando gli oppositori, che peraltro sono di diverso segno, perché lui ha incarcerato sia gli islamisti che i democratici, chiamiamoli così, si è alienato una buona fetta del suo elettorato, del suo popolo. Hanno votato, ricordiamo, a fine anno, hanno votato al Parlamento soltanto l'8% dei tunisini e si capisce che, diciamo, che la politica istituzionale è delegittimata. La soluzione può essere il ricorso a urne anticipate, che eleggano contestualmente un nuovo Parlamento e un nuovo Presidente della Repubblica, e quindi lui sta facendo forza su questo terreno. Ma secondo Oppure, te? che il Fondo Monetario rilasci la prima tranche, cioè dia segno di disponibilità. Però per fare questo lui deve in qualche modo dare a sua volta dei segnali positivi in direzione dell'Unione Europea piuttosto che del Fondo Monetario. Però lui tra un anno non lascia. Tu prima hai detto lascerà tra un anno, ma se le cose stanno così, uno che fa queste cose non è destinato a lasciare. Tecnicamente sul piano costituzionale lui il suo mandato scade fra un anno e quindi difficilmente, a Va bene. meno che appunto utilizzi l'uso della forza per rimanere al potere, diciamo, contro la logica costituzionale, che è una delle poche cose che la rivoluzione ha prodotto, cioè una nuova forma democratica istituzionale. Certo è che miracoli alle viste non ci Certo. sono. Cioè il petrolio non verrà trovato in Tunisia, non ci sono, seppur abbia dei buoni fondamentali su alcuni, se, in alcuni settori, alle viste non c'è il miracolo economico tunisino. C'è purtroppo il riverbero della crisi europea e internazionale che morde molto di più e in modo molto più aggressivo in paesi che sono più poveri. Bene, io certo, ti ringrazio, hai fatto veramente un quadro esauriente della situazione anche storico. Naturalmente, come dicono loro, insomma, inshallah, cioè c'è anche un certo fatalismo. Adesso vivono questo mese di Ramadan, faranno i conti con l'aumento dei consumi, però per quanto io possa, diciamo, presagire, per come li conosco, naturalmente, perché parlando della Tunisia è come parlare del quartiere dove vivo, dove ho vissuto e che ho frequentato per mezzo secolo. Per come li conosco, i tunisini hanno una forza, diciamo, di resistenza. Il problema è non chiedere a loro e non fare a loro e non utilizzare, diciamo, e su questo hanno gioco forza, e non tentare di trattarli in modo violento, perché l'Unione Europea è quella che ha dato miliardi a Erdogan per fronteggiare l'immigrazione, e non è che Erdogan non ha imprigionato i suoi dissidenti politici, cioè non si può usare un doppio standard, quello che loro replicano. D'altronde però sono fragili e quindi vanno aiutati, vanno accompagnati. Certamente vanno
sollecitati, strattonati quando escono, diciamo così, dai binari, e però è una piccola nazione e per giunta, per quanto ci riguarda, è una piccola nazione amica sono vicini di casa, e quindi noi con i vicini di casa dobbiamo avere un atteggiamento più, diciamo così, non voglio dire accomodante, ma certamente più tollerante. Bene, grazie, veramente chiarissimo come sempre, grazie a Bobo Craxi. Grazie, grazie.